termina la procedura di scioglimento per mafia. Intanto oggi c'è una straordinaria manifestazione, come ogni 21 marzo sono qui in questa piazza, perché il ricordo non è un esercizio di retorica, il ricordo è uno strumento di lotta per la giustizia, di lotta contro la criminalità, di lotta per la verità, di lotta per la giustizia sociale, che significa battersi con efficacia contro le mafie. E dunque siamo qui per questo. Il governo usa strumentalmente, certo, a Bari siamo di fronte a un fatto, dal mio punto di vista, abbastanza clamoroso, a pochi mesi dalle elezioni, in presenza di un'amministrazione che, secondo la procura che ha eseguito le indagini e gli arresti, non solo ha collaborato ma è stata un sostegno importante, di fronte a uno dei sindaci più amati del paese, una città che è cambiata in meglio sempre e sempre in questi anni. Trovo quello che è successo abbastanza incredibile, ma ripeto, oggi qui siamo in piazza perché è il luogo dove la politica, almeno per come la intendo io, deve stare. Grazie. Grazie mille. Grazie. Ma Don Ciotti ha detto che quello a De Caro è un attacco politico, lei è d'accordo? Beh, non saprei come altro definirlo. L'attacco a un sindaco che, ripeto, non solo ha governato bene, ma è stato nel suo governo un protagonista della lotta contro la criminalità di quella città. E questo andrebbe riconosciuto, lo riconosce la magistratura. È difficile capire perché non sia anche il ministro degli interni a riconoscerlo.